Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: la cantante e attuale concorrente del Grande Fratello si lasci andare a delle confessioni sofferte sulla morte di sua figlia. Ecco il suo doloroso racconto. Il Grande Fratello si sa è un luogo in cui i concorrenti si confrontano con i loro problemi e sofferenze, complice anche la lunga convivenza forzata con degli sconosciuti 24 ore su 24. Ed è proprio quello che è successo alla cantante Vilma Goic durante un pomeriggio nella casa più spiata d'Italia. La donna partecipa alla settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini cercando di dimenticare un dolore fortissimo, la perdita di sua figlia Susanna. La donna è venuta a mancare nell'aprile del 2020 a causa di un tumore e questo lutto ha segnato per sempre la vita di Vilma. Il figlio di Susanna, però, vive attualmente con sua nonna aiutandola in qualche modo a superare la sofferenza. Vilma Goic è stata la compagna di Edoardo Vianello e Susanna era il frutto del loro amore, purtroppo, strappato alla vita troppo presto. Al Grande Fratello Vilma ha avuto l'occasione di confidarsi con sue due compagne di avventura raccontando le sue sensazioni dopo la scomparsa di Susanna. Le parole di Vilma Goic. Vilma, all'interno della casa, si sta dimostrando come una corrente forte e sempre dinamica. È entrata nel reality con la voglia di rinascere in seguito al lutto di sua figlia Susanna. Con i suoi coinquilini sta instaurando dei rapporti confidenziali e sta diventando un punto di riferimento anche per i giovani partecipanti del programma. A Marco Bellavia e Charlie Gnocchi ha ammesso quanto ancora soffre per la morte di sua figlia. La Goic dichiara: negli ultimi due anni ogni volta che ho fatto un'intervista ho pianto. La cantante 76enne ha inoltre confessato: non volevo piangere perché ho detto, almeno una volta mi fanno un'intervista in televisione e non voglio piangere. Perché, negli ultimi due anni, ogni volta che mi hanno fatto un'intervista ho pianto. Perché mi hanno fatto delle domande che mi hanno fatto piangere. Aspettavo, da un momento all'altro, la domanda: cos'è che ti manca adesso? A me non manca solamente mia figlia, che è molto importante perché è la vita, a me manca per esempio il fatto di essere chiamata mamma. A me manca quello. Perché mi manca mia figlia. Mia figlia mi manca perché tutte le mattine, alle 9 mi diceva, mamma. Parole struggenti, quelle della Goic, che denotano un male ancora ben radicato nel suo animo nonostante la presenza costante e gioiosa di suo nipote Gian Lorenzo. Al Grande Fratello, forse, Vilma riuscirà a far fronte ai suoi problemi e magari uscirne anche vincitrice. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.